Care amiche ed amici del Salotto della Morghi e dell'Ora di Amadeus, ben ritrovati per questo nuovo incontro del lunedì. Oggi ho questa mise un po' particolare perché parleremo del mare. Parleremo del mare, ma in una maniera ovviamente inaspettata, che non è quella che vi verrebbe subito in mente. Infatti, stiamo parlando di diritto marittimo e diritto dell'ammiragliato, che è un argomento che può sembrare insolito, però riguarda effettivamente quelle che sono tutte le nostre vite e regola quelli che sono i rapporti tra le persone e il mondo. Quindi è estremamente importante conoscerle. È un argomento che io tratterò chiaramente da persona non titolata da un punto di vista accademico a parlare di questi argomenti, ma come cittadina e facente parte dell'umano consesso, è importante che tutti quanti sappiamo un pochettino di questi argomenti, ed è una ricerca che vorrei fosse eventualmente sviluppata da chi è più competente di me in questo campo, e quindi rimanderei alla redazione dell'Ora di Amadeus, nostra ricca e ampia redazione, appunto, di fare una puntata proprio su un argomento di questo genere. Bene, cominciamo allora parlando della legge dell'ammiragliato, e la cosa è nata dalla mia curiosità riguardo alle bandiere, nel senso che notiamo sempre che in televisione, quando vengono, come dentro vediamo in questa immagine, in cui un nostro precedente presidente del Consiglio, appunto, tiene una conferenza, alle sue spalle sono presenti, come al solito, le bandiere, messe in un ordine particolare a seconda, appunto, della circostanza, e queste bandiere sono sempre bordate d'oro. Allora uno può pensare, beh, la nostra bandiera nazionale, se è bordata d'oro, vuol dire che è ancora più importante della bandiera semplice e nuda. Invece la cosa non stanno proprio in questi termini. Ossia, la bordatura d'oro indica lo stato di guerra e indica la sospensione della Costituzione e l'attivazione della legge marziale e del diritto commerciale marittimo. Infatti, come vediamo in quest'altra immagine, qui è la bandiera degli Stati Uniti, ad esempio, ma vale per tutte quante. Io ho trovato appunto questa, indica appunto la presenza anche di questi due pendagli, che non sono un ulteriore abbellimento e onore alla bandiera, ma rappresentano appunto la Admiralty Law, cioè che in questo momento si è sotto la legge marittima. Ora partiamo un attimino dalla legge. La legge nasce come consuetudine, nasce come commistione di argomenti religiosi, legislativi e scientifici. E questo è rappresentato molto bene nel diritto romano, che appunto è rappresentato e costituito da canoni, e infatti si parla di diritto canonico e quindi di Chiesa cattolica. Bene, questi canoni sono un pochettino come gli assiomi della matematica, ossia elementi che non sono dimostrati, ma sono dati per veri in assoluto. E lo sono fino al momento in cui non vengono contestati. E quindi cosa avviene? Avvengono delle cose che sono veramente molto interessanti, perché tutta questa storia qui nasce ai tempi, diciamo, di Papa Bonifacio VIII, nel quale nel 1302 emise una bolla che si chiama Unam Sanctam Ecclesiae, cioè una santa chiesa, nella quale viene introdotto il concetto di trust. Il concetto di trust comprende diverse figure che sono, innanzitutto, trust vuol dire affidamento, fiducia, e nasceva dall'esigenza dei crociati che, partendo per le loro missioni di guerra,
affidavano a qualcuno tutti i loro beni sperando di ritrovarli intatti o migliorati al rientro dalle loro campagne, e quindi un affidamento. Questo affidamento consiste in un esecutore, che è colui che crea questa situazione, il proprietario, l'amministratore, ok, quello che amministra i beni, e il beneficiario, che è quello che poi ne gode. Quindi in quest'ottica, diciamo, era nato tutto questo discorso. Non è né positivo né negativo, è un principio neutro che però appunto può essere utilizzato ovviamente quando si toccano argomenti di questo genere a discapito del nostro beneficio e del nostro diritto, se vogliamo dire. Ecco. Ad esempio prendiamo, non so, la casa, io compro una casa e mi viene dato il contratto per cui io ne divento non il proprietario, ma l'usufruttuario, ossia quello che può goderne dei benefici. Ma in realtà alla mia morte questa casa non rimane mia, torna, diciamo, dispersa in mare e viene recuperata appunto dagli eredi. E quindi il diritto di proprietà muore con me. E questa è una cosa estremamente importante da valutare. Comunque, ecco, qui seguirò un pochettino alcune pagine, perché chiaramente l'argomento è molto, molto complicato da trattare e, ripeto, sicuramente non lo tratterò nella maniera più tecnica e scientifica possibile. Rimanderei appunto a una puntata dedicata, però questo è quanto ho compreso e che voglio trasmettere a voi, sperando appunto di suscitare un certo interesse. E quindi la bolla papale di Bonifacio VIII stabilisce il potere spirituale e il potere temporale della Chiesa, nel senso che si parte dai tempi del diluvio universale, in questo senso, e tu dici di che si tratta, cioè non ha nulla a che vedere. Invece afferma che ai tempi del diluvio universale l'unico ente che era al di fuori delle acque e comunque al sicuro era l'arca di Noè, che rappresenta in questo caso la Chiesa Cattolica e l'unica Santa Chiesa, come viene affermato. E per cui stiamo parlando di diritto del mare. Tutto il resto della superficie terrestre era sommersa dalle acque, quindi dispersa. E quindi in questo modo, affermando che la Chiesa era la navicella dell'unica superstite, è anche la proprietaria di tutto quanto. E quindi in questo modo la Chiesa mise mano e alla proprietà del mondo intero in un sol colpo. Bene, successivamente, con la donazione di Costantino a Papa Silvestro II, vennero anche intestate tutto quello che erano le chiese, le città, le basiliche e tutto quello che poteva essere, diciamo, sotto la sovranità dello Stato e del potere temporale. Per cui la Chiesa, in questo modo, afferma l'unicità della Chiesa, afferma che sotto di lei sta sia sotto le due spade, sta sia il potere temporale che il potere religioso, e il potere temporale, la spada del potere temporale, può essere, afferma ulteriormente, che può essere utilizzata esclusivamente a favore della Chiesa, e quindi che al fine della salvezza eterna, eccetera, tutto deve essere sottomesso all'autorità papale. Bene, questa affermazione non è stata mai contestata da nessuno, e quindi, in base a un altro principio che è stato accettato e non confutato, in base al silenzio assenso, praticamente siccome nessuno ha mai contestato questa presa di posizione della Chiesa Cattolica, è stata ed è tuttora vigente. Quindi noi tuttora viviamo sotto questo tipo di concetto. In questo caso l'esecutore sono i gesuiti, istituiti dai veneziani tramite l'ordine dei francescani minori. L'amministratore è il pontefice romano, il beneficiario
sarebbero i cristiani, ossia tutta la popolazione. E qui c'è anche la figura del garante che praticamente si correla all'amministratore e sarebbe Dio in persona. Successivamente Papa Niccolò V, con la sua bolla papale denominata Romanus Pontifex, in occasione appunto delle crociate contro i turchi, stabiliva appunto che la Chiesa cattolica aveva quindi il diritto di sottrarre i beni agli avversari, mobili ed immobili. In questo caso appunto abbiamo il garante che è il pontefice e ha il diritto d'uso grazie alla Unam Sanctam di cui abbiamo parlato prima, e nomina un esecutore. L'esecutore è la Curia Romana, l'amministratore è rappresentato dal Collegio dei Cardinali, in questo caso il beneficiario è rappresentato da colui che è principe, quindi il re. La prima corona, la seconda corona è il popolo, e vedremo poi come viene trattato. Successivamente Papa Sisto IV, con la sua bolla Eternis Regis, sposta ancora più in alto l'asticella e questa volta l'oggetto del trust diventano non più la terra, non più i beni, ma noi stessi esseri umani, che siamo appunto soggetti al diritto papale e al diritto marittimo. Vediamo appunto come ogni soggetto è considerato come disperso in mare e quindi non ha diritto di rivendicare nessun possesso avere fin tanto che non provveda a dichiarare il fatto di non essere naufrago. Questa è una cosa veramente, veramente incredibile e nasce dal fatto che il bambino proviene dal ventre materno nel quale giace nel liquido amniotico, quindi nell'acqua e quindi nel mare, e quindi è un naufrago in questo senso. Quindi quando nasce il bambino viene valutato, viene dichiarato appunto disperso in mare e viene appunto creato un atto di nascita che diventa effettivamente poi l'atto di proprietà della stessa persona, e in quel momento viene creato due persone, una persona giuridica che è quella sull'atto di nascita ed è scritta sempre in lettere maiuscole. Infatti notiamo come come sui nostri documenti il nostro nome e cognome sia sempre scritto in lettere maiuscole, e questo non è un caso, non vuol dire che si legge meglio, vuol dire che noi siamo naufraghi, dispersi in mare, oggetti e diciamo elementi di questo trust del quale siamo inconsapevoli partecipi. Appunto, il garante è sempre il pontefice, l'esecutore è la Curia Romana, l'amministratore è la Curia dei Cardinali e il beneficiario è il principe che regna sugli infanti, ossia sulle persone che sono considerate degli esseri inferiori, incompetenti da un punto di vista proprio legale e quindi soggetti a quello che sono quelle che sono appunto le norme che vengono stabilite riguardo ai nostri rapporti. Quindi non abbiamo la nostra sovranità personale che ci viene sottratta proprio in base a questo cavillo. Quando il bambino nasce, per 7 anni viene considerato disperso in mare per gli altri 3 anni successivi fino al 10° viene considerata la morte presunta, dopodiché viene considerato definitivamente morto e quindi acquisito come proprietà da parte dello Stato. Nel momento in cui si hanno rapporti con la pubblica amministrazione e con lo Stato, ci si identifica infatti, perché tu devi dichiarare che la tua persona fisica, quindi quella scritta solo con le iniziali maiuscole e il resto minuscolo, sia in realtà quella scritta in tutte maiuscole, e quindi cedi tutto il tuo potere e i tuoi diritti allo Stato e ti sottoponi al diritto del mare. Bene, possiamo andare avanti appunto con altre bolle papali, non andiamo oltre per questioni di tempo, ma comunque con la Unam Sanctam praticamente il papato si intesta la proprietà del pianeta. Con la Romanum aggiunge tutti i beni mobili e immobili. Con la Eternis Regis
tutto il genere umano attraverso appunto la schiavitù intesa in questo senso, e con l'ultima licet ab initio sottrae anche la nostra anima. E quindi c'è anche tutto un discorso che può sembrare appunto a chi vuole fare il fact checker può sembrare delirante. In realtà è quello che effettivamente avviene. Teniamo anche presente che queste bolle papali fino al 1700 sono state scritte su pelle umana e successivamente solo su pelle animale. Infatti notiamo come tutti i documenti ufficiali di estrema rilevanza siano scritti su pelli e non su semplice carta o altro supporto inanimato, perché nascono appunto da posseggono un'energia vitale che una notevole diciamo importanza in tutti questi riti, che appunto noi siamo abituati sempre a pensare in termini diciamo razionali, scientifici, ma tutte queste norme hanno un profondo significato rituale e direi quasi anche di incantesimo. Quindi la nostra conoscenza, o comunque la nostra valutazione, anche a livello così di semplice ipotesi, di valutare l'esistenza di queste faccende, è una grande apertura mentale che può darci una chiara visione di quello che sta succedendo, specialmente in questi anni così tribolati, così difficili, nel quale tutte queste situazioni vengono effettivamente poste in luce e ne vediamo gli effetti sulla nostra pelle. Quindi è estremamente importante sapere questo. Quindi le leggi della terraferma, che sono appunto il nostro codice civile, il nostro codice penale, codice di procedura, eccetera, eccetera, valgono all'interno della nazione, ma nel momento in cui noi entriamo in un tribunale e notiamo le frange sulla bandiera, sappiamo che non si sta parlando di quello, ma che si sta parlando del diritto del mare, nel quale tutte le cose sono differenti da come siamo sempre stati addestrati a conoscere. In tutto questo chiaramente non possono mancare le banche, e consideriamo anche che il termine bank in inglese vuol dire banchina, quindi stanno sul bordo, sulla riva del mare, sulla riva del fiume, e controllano tutto quello che è il flusso delle acque, cioè del denaro, e quindi le banche sono fondamentali in tutto questo genere di sistema di manipolazione del potere. E consideriamo appunto ritorniamo al fatto che siamo considerati dispersi in mare. Questa è una cosa che veramente, quando la si scopre, riesce proprio a sconvolgere quella che è la nostra percezione appunto della vita. E alla fine di tutti i discorsi il trust è costituito in questa maniera, ossia l'esecutore diventa lo Stato, l'amministrazione sono le istituzioni governative, le forze dell'ordine e le banche, il beneficiario è ancora lo Stato, perché l'essere umano in carne ed ossa, quindi la persona fisica, quella scritta con le lettere iniziali maiuscole e le altre minuscole, non è pervenuto, non ci siamo dichiarati non naufraghi, e questa è la nostra, è veramente la nostra alcune parole sempre prese dall'inglese, perché questo diritto marittimo appunto ha origini appunto anglosassoni, e anche da un punto di vista proprio terminologico, e notiamo come stranamente tante parole terminano con ship, cioè nave, relationship, ossia rapporto tra due persone, cosa c'entra la nave nella relation, cioè friendship, amicizia, lordship, signoria, ownership, proprietà, andiamo avanti con township, municipalità, twinship, gemellaggio, quindi due navi che si avvicinano, hai capito? Una contea si chiama township, questo chiaramente sarebbero le nostre province, priorship, priorato, vicariato, vicarship, censura, censorship, e
avanti di questo passo anche il leadership, quindi comando, direzione, leadership, il comandante della nave. Bene, detto questo, e con queste profonde e complicate riflessioni che sicuramente ho trattato, ripeto ancora, in maniera forse sconclusionata, in maniera non tecnica, però appunto sono è un argomento che mi premeva veramente da molto tempo trattare, e non è stato facile appunto arrivare in fondo a questo tipo di discorso. Bene, ora, a questo punto qui quindi lasciamo al nostro ammiraglio Flavio oppure Luca l'ammiraglio, non lo so. Comunque ritorniamo all'ora di Amadeus e grazie per averci seguito e buona serata.